sportsmall.it, siamo qua con il mitico Totò Schillaci che è qui a un evento bello a Milano, sì. Che è il Campione in Tour Christmas, sì. Party. Che cosa ne pensi di questa serata innanzitutto? Beh, io, guarda, mi ha chiamato Francesco per Gullo, questo evento, diciamo. Francesco Gullo, 3 mesi fa, mi ha detto che lui doveva organizzare questo evento qui al Forum. Per me è la prima volta stare qui al Forum, è molto molto bello. Il fatto che sia anche dovuto, organizzato anche soprattutto per i bambini, quindi qualcosa anche per lo sport, mi fa un grande piacere. E tu di bambini te intendi, appunto, in quanto in Sicilia, sì, sì, ho una scuola di calcio a Palermo. Vogliamo ricordare il nome della scuola calcio? US Palermo. Ok, e come ti trovi quei ragazzi? Quali sono gli insegnamenti che tu gli porti da campione? Ma guarda, io ho sempre detto ai ragazzi che questo sport va preso in maniera leggera, nel senso che i bambini devono divertirsi, perché alla fine se pensano di diventare grandi calciatori magari ci rimangono male, quindi io dico sempre divertitevi, socializzate fra di voi, e poi se diventate campioni è tutto merito vostro. Noi, io da parte mia e dalla parte dello staff nostro, cerchiamo di mettere a disposizione la nostra professionalità e credo che qualcosa alla fine tiriamo fuori. Una brevissima battuta ce la devi fare, in quanto tu sei stato anche una bandiera della Juventus. Sì. Il campionato, chi lo vince quest'anno? Ma guarda, è un campionato molto equilibrato, strano, credo che un campionato così non si vedeva da molti anni. E credo che la Juve sia ritornata ai vertici, non credo che l'Inter sia una squadra di cui possa come dire, vincere il campionato. È una bella lotta tra Napoli, Inter e soprattutto Fiorentina. Però è molto entusiasmante. Esiste un tuo erede, Totò? Erede? Ma erede, diciamo che a me piace molto Dybala, anche se lui è tutto sinistro. Mi somiglia moltissimo perché lui è uno che torna indietro, quindi è uno che dribbla molto ed è migliorato moltissimo. Quindi mi auguro che lui possa, come dire, prendere, come dire, che possa essere io l'esempio per lui e possa fare tante cose, possa diventare un grande campione. Per noi grazie, grazie a voi, tutti con noi, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi.